Insomma, cominciamo, io e Cristiano, come diciamo, come ho detto nell'introduzione, siamo due ricercatori, dei mille autori di questo articolo circa la scoperta. E per noi è un onore, un piacere raccontare questa cosa, perché ci sono state centinaia di persone che nell'arco di 40 anni hanno fatto questa ricerca, portando avanti dei rivelatori fino alla sensibilità utile per vedere queste onde gravitazionali. Non so se si vede, se tutti vedono. Quindi andiamo, proviamo, ci terremo ovviamente a un livello molto più possibile comprensibile, per tutti e anche per noi, perché l'argomento non è immediato, non lo è stato almeno per tanti anni. Quindi qui ci sono tre figure di scienziati importantissimi collegati in qualche modo a questa ricerca. Naturalmente Galileo, che io ricordo sempre, solo io ricordo sempre per l'invenzione del tempo nelle equazioni, più che per l'altra invenzione fondamentale, quella del telescopio, che è più inerente all'argomento di stasera. Poi abbiamo Newton e Einstein, ok? È interessante questo collegamento tra la data di nascita di Newton e quella di morte di Galileo, okay. E naturalmente ci sono tutti gli altri scienziati importantissimi che, guardando il cielo, si facevano un'idea di che cosa potesse essere la scienza moderna, d'accordo? Interessante che Einstein, diciamo, collega questi due personaggi importantissimi della storia della scienza. Vedremo come. Il contesto, mi piace introdurre, prima che Cristiano ci faccia qualche considerazione sull'astronomia, mi piace introdurre la cinematica che esisteva al tempo di Galilei, per dare un po' di idea culturale del panorama in cui Einstein sviluppò questa teoria bellissima della relatività generale. Esisteva la cinematica, c'è lo studio di come lo spazio e il tempo sono collegati e come lo spazio varia in funzione del tempo. Tutti abbiamo studiato a scuola queste cose, e in particolare le relazioni di relatività galileiana di Lorentz tra oggetti, tre corpi che si muovono l'uno rispetto all'altro. Esisteva anche l'elettrodinamica classica sviluppata da Maxwell e Lorentz, fino all'Ottocento era una teoria compiuta. Si studia a scuola e si arriva allo studio delle onde elettromagnetiche, descritte molto efficacemente a Maxwell. Esistevano degli esperimenti fondamentali, tra cui questo mi piace sempre citare, di Michelson Morley, perché fa uso di uno strumento, l'interferometro di Michelson, che poi è in qualche modo molto vicino allo strumento che abbiamo usato per la rivelazione, mi piace dire così, delle onde gravitazionali. Con questo strumento si poté dimostrare che l'etere luminifero, che era un'entità astratta molto strana, la cui esistenza non veniva evidenziata da nessun tipo di strumentazione, questa entità rispetto alla quale fosse possibile, secondo i teorici di allora, misurare la velocità della luce, l'etere luminifero non esisteva di fatto. Okay? Sicché con questo strumento si poteva misurare, ad esempio, la velocità della luce in due direzioni, una lungo il moto terrestre e l'altra perpendicolare, si vedeva che era sempre la stessa. Ecco, in questo contesto Einstein sviluppa una teoria, quella della relatività speciale, che è in sostanza espressa in due lavori del 1905, Annus Mirabilis, produzione incredibile. Einstein colloca questi due lavori nella seconda, come il quarto e il quinto di questo anno. Prima si afferma nel mondo degli scienziati con dei lavori di fisica atomica, d'accordo? Quindi uno scienziato molto efficace, molto interessato ad avere successo e a far penetrare nella comunità poi quelle che erano le sue idee, che aveva maturato in molto tempo di studio prima di dedicarsi sicuramente alla fisica. Esisteva un compatto, quello della meccanica quantistica, che discendeva da tutto lo sviluppo delle osservazioni dell'Ottocento, e in questo contesto Einstein già produce dei risultati notevoli, e per uno di questi prende anche il premio Nobel. Quindi stiamo parlando di una persona assolutamente affermata nel suo contesto, di grande successo, ma anche bravissima a scegliere le evidenze sperimentali da introdurre nella teoria.
Il problema era che la gravitazione non era inclusa in tutto questo. Appariva ancora, cioè, la gravitazione e anche la causa del moto, d'accordo, apparivano come problematiche distinte dal resto del contesto delle teorie fisiche di allora. Poi esistevano degli altri esperimenti, quelli naturalmente di Galilei, con anche di Erbosch e di Newton. Grazie a questi esperimenti e a queste considerazioni ci si poneva il problema se la massa inerziale, quella diciamo che dimostra quanto i corpi si oppongano a una variazione del loro stato di moto, si applica una forza e si vede quanto accelera il corpo, questo avviene in funzione della massa inerziale, e la massa gravitazionale, quella invece responsabile di attrarre, dell'attrazione tra i corpi. Questa eguaglianza non era ovvia ai tempi di Einstein. In questo contesto Einstein si accorge che c'è una bellissima meccanica classica, una matematica raffinata che spiega tramite il calcolo tensoriale, come sia parola difficile, ma spiega come descrivere matematicamente la reazione vincolare, studia questa teoria e in un certo numero di anni, non pochi, nel 15, rispetto a 5, quindi 10 anni dopo, produce una teoria che è cosiddetta teoria di campo, invariante per trasformazioni, cose difficili, che comunque include e spiega la gravità. E fa perno su questo principio di simmetria fondamentale, d'accordo? Che la massa inerziale sia uguale alla massa gravitazionale. Qui Cristiano ci fa vedere un esperimento. Ok, in realtà stasera ci alterneremo un po' a seconda dell'umore di Ettore, quindi ci passeremo spesso la parola. E ora, Ettore ha descritto un po' il quadro generale in cui si è sviluppata la gravitazione nel corso e in effetti dei secoli, quindi a partire da Galileo in poi, e possiamo aggiungere qualche commento a quanto detto da Ettore, e in particolare voi sapete che Galileo Galilei, che è considerato il padre della scienza moderna, fu il primo, o perlomeno fu il primo, sostanzialmente il primo a capire che se prendete due oggetti di natura diversa, okay, quindi per esempio una palla di piombo, una palla di legno, oppure una piuma, oppure un piatto, o qualsiasi altra cosa, e le lasciate cadere dalla stessa altezza, in effetti questi due oggetti arriveranno a terra, okay, esattamente nello stesso istante. D'altra parte noi sappiamo anche, e vedremo in questo filmato della BBC, che in pratica in condizioni normali ciò non è vero. Se voi prendete una palla di piombo e una piuma, per esempio, okay, le lasciate cadere dalla stessa altezza, è quello che viene fatto in questo esperimento, assolutamente in condizioni normali non è vero che la palla di piombo e la piuma arrivano insieme. Ma il motivo che Galileo comprese per prima in maniera molto chiara è che la differenza è dovuta al fatto che esiste l'aria, okay? Quindi l'aria esercita un attrito sui corpi, e in particolare in questo caso specifico esercita un attrito maggiore sulle piume rispetto che sulla palla di piombo. E in effetti la sua intuizione fu corroborata poi da esperimenti che lui non fece lasciando probabilmente palle di natura diversa dalla torre di Pisa, come si racconta, ma che fece molto più probabilmente utilizzando dei piani inclinati molto lisci, molto dedicati, su cui faceva scorrere palle diverse, e che se immaginiamo di togliere l'aria, okay, quindi facciamo l'esperimento nel vuoto, effettivamente quello che succede è che piombo, palla di piombo e piume arriveranno a terra nello stesso istante, purché cadano ovviamente dalla stessa altezza. Galileo lei non era ovviamente in grado di fare un esperimento così raffinato, quindi di togliere l'aria. E adesso ovviamente lo possiamo fare in questo filmato, vabbè, molto grafico, con un countdown tipo partenza dello shuttle, viene fatta esattamente questa cosa. È stato fatto il volo in questa enorme camera da vuoto e a un certo punto, quando tutto sarà pronto, tutta la rovescia, vengono sganciate simultaneamente i due oggetti, e vedete che quello che succede è che cadono esattamente allo stesso modo, okay? Questa è una cosa che per noi è ovvia, a me vengono le lacrime ogni volta che vedo questo filmato, perché mi commuove questa cosa, semplicemente perché è una cosa a cui non siamo abituati nella pratica, okay? Quindi è una cosa ovvia, ma che qui non abbiamo a che fare.
normalmente. Oh, questo risultato ottenuto da Galileo Galilei sostanzialmente è stato formalizzato nel cosiddetto principio di equivalenza galileiano, ed è una cosa che poi è un principio che poi vedremo Einstein prende proprio come punto di partenza per sviluppare la teoria della relatività generale. In effetti Galileo Galilei diede numerosi contributi alla scienza, ma in particolare fu sostanzialmente il primo astronomo moderno, se così possiamo dire. Okay? Lui fu il primo a utilizzare un telescopio, okay, per osservare gli astri. In effetti il telescopio non lo inventò lui, in effetti lui utilizzò un telescopio costruito da un ottico tedesco, credo, non sono neanche sicuro, che lui però perfezionò e lo portò a un livello di qualità tale da poter fare delle osservazioni astronomiche serie. E facendo queste osservazioni astronomiche lui in effetti diede, diciamo, il colpo di grazia alla teoria tolemaica, che esisteva sostanzialmente, ha resistito per più di 1000 anni, e diede un forte sostegno alla teoria copernicana, okay? Per cui per esempio lui osservò la superficie della Luna facendo degli accuratissimi disegni e osservando e dimostrando che la Luna non era assolutamente una superficie perfettamente ridicata come idealmente sarebbe dovuta essere, ma era piena di pozzi, di buche, di crateri. Osservò per primo alcuni dei satelliti di Giove, cosiddetti satelliti galileiani per l'appunto, che lui osservò in periodi dell'anno diversi e quindi si riportava poi le posizioni relative rispetto a Giove. E questa fu la dimostrazione che effettivamente esistevano dei corpi celesti che non ruotavano attorno alla Terra, in questo caso i satelliti ruotavano ovviamente attorno a Giove. E osservò pure gli anelli di Saturno, anche qui lui riportava con dei disegni quello che osservava, a seconda del momento dell'anno questi anelli apparivano in maniera un pochino diversa. Quindi possiamo dire che Galileo aprì veramente la finestra, sulla prima vera finestra sullo studio dell'universo, okay? Sull'osservazione del cosmo. E questa è una cosa su cui poi torneremo quando parleremo appunto della rivelazione delle onde gravitazionali e delle loro implicazioni. E il secondo personaggio della nostra carrellata è Isaac Newton, che utilizzò le osservazioni di Galileo e gli studi di Keplero sull'orbita dei pianeti e più in generale gli studi di Copernico per arrivare a formulare la legge di gravitazione universale, che è qui riportata e che tutti voi conoscete, e secondo la quale se avete due oggetti che hanno una massa M1 e una massa M2, questi si attraggono con una forza che è proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Quindi più gli oggetti sono lontani, più la forza con cui si attraggono è debole. E la cosa fondamentale è che questa stessa legge di gravitazione universale permette di spiegare fenomeni che avvengono sulla Terra, quindi per esempio la mira che casca sulla Terra e sulla testa di Newton, o semplicemente il fatto che noi siamo attaccati a Terra e non ce ne vogliamo via con un salto, ma anche fenomeni celesti, ok? Quindi permette di spiegare ovviamente il moto dei pianeti del Sistema Solare, permette di spiegare le maree terrestri come conseguenza dell'effetto della Luna e un pochino meno anche del Sole, il moto stesso della Luna e così via, ok? Quindi fu ovviamente un risultato fondamentale che in qualche modo noi adesso vediamo oggi, vediamo all'opera nel Sistema Solare, vediamo all'opera anche nella nostra galassia o in qualsiasi altra galassia. Infatti il motivo per cui 100 miliardi di stelle, okay, formano una galassia, okay, è legato proprio al fatto che questi oggetti tendono ad avvicinarsi, richiamati dalla mutua interazione gravitazionale. E spiega anche per quale motivo tante galassie tendono poi ad addensarsi in certi volumi di spazio e formare degli ammassi di galassie come questo che vedete qui rappresentato. Okay? Ciascuna di queste cose è una galassia che occupano un volume di spazio relativamente piccolo. Dopodiché giungiamo ad Einstein, il quale prima di arrivare a formulare la nuova teoria della gravitazione, okay, quindi la teoria della relatività generale, si occupò di tutt'altro. Okay? In particolare, probabilmente
molti di voi sanno che il 1905 è stato il cosiddetto anno straordinario di Einstein, in effetti non solo per lui, ma in generale possiamo dire per tutta la fisica moderna, perché lui in quest'anno scrisse 5 lavori, uno più importante dell'altro, in campi molto diversi tra di loro, okay? Quindi iniziò a marzo pubblicando un articolo sull'effetto fotoelettrico, che è un articolo, è un lavoro fondamentale, si inseriva nella nascente meccanica quantistica, che è la teoria moderna con cui noi oggi spieghiamo le interazioni tra particelle, quindi l'infinitamente piccolo. E ad aprile e a maggio scrisse 2 lavori, uno sul numero di Avogadro e l'altro sul moto browniano, quindi si occupò di fisica atomica. Dopodiché a giugno arrivò a formulare la teoria della relatività ristretta, dopodiché se ne andò in vacanza un paio di mesi, a settembre è tornato, dove essere stato al mare, non so dove andava effettivamente, e scrisse un 5° articolo in cui arrivò alla celebre relazione che lega la massa di un corpo all'energia. Okay? Come accennava prima Ettore, come diceva prima Ettore, in particolare per uno di questi lavori, cioè quello sull'effetto fotoelettrico, Einstein poi alcuni anni dopo, nel 1922, ricevette il premio Nobel. Okay? Dopodiché, finita questa grande fatica del 1905, Einstein mise a pensare finalmente alla nuova teoria della gravità. Per quale motivo si mise a pensare alla gravitazione? Per quale motivo non era soddisfatto dalla teoria di Newton, che sembrava spiegare perfettamente tutti i fenomeni conosciuti? C'erano vari motivi. Un motivo fondamentale è che effettivamente la teoria di Newton assumeva che l'interazione gravitazionale, quindi la forza gravitazionale tra due corpi, fosse istantanea, okay? Quindi si trasmettesse ad una velocità infinita. Okay? E d'altra parte questo era in contrasto con il fatto che la velocità della luce, okay, nel vuoto, è la massima velocità possibile per un corpo qualsiasi. Ed è finita, come sapete, vale circa 300.000 km al secondo. Quindi queste due cose erano in contrasto tra di loro. Quindi alla base della spinta che portò Einstein a cercare di sviluppare una nuova teoria della gravitazione c'era un motivo, se volete, di eleganza della teoria stessa, più che la necessità di spiegare dei dati sperimentali che non tornavano con la teoria. A differenza, per esempio, di quanto successe con la meccanica quantistica, il cui sviluppo fu profondamente triggerato, diciamo, fu profondamente indotto dal fatto che bisognava spiegare delle osservazioni che non si era in grado di spiegare con la teoria corrente. Okay? Quindi Einstein iniziò nel 1907 a lavorare su questa teoria, e forse vuoi... Ok, questo è un inciso che dimostra in qualche modo che Einstein effettivamente non era una persona qualunque, non era una persona ordinaria. E la mamma di Einstein, Pauline, parlando con un'amica, diceva: sono preoccupata per Albert, fatica di imparare, non sappiamo cosa potrà fare da grande, sottinteso. Perché in effetti lui fin dall'età di 16 anni ogni tanto, diciamo, partiva per la tangente, nel senso che si perdeva dietro le sue occupazioni, dietro i suoi pensieri, si estraneava completamente dalla realtà anche per periodi lunghi, come diceva lui stesso, quindi si trovava in stato di totale confusione per settimane, ok? In effetti il motivo era che stava, diciamo, in background, probabilmente ragionando su qualcosa che poi negli anni successivi riuscì a formalizzare. Quindi la conclusione è che, insomma, non sempre bisogna preoccuparsi dei ragazzi che... diciamo che nel 1907, come dicevo prima, lui inizia a studiare questa teoria. Come ricordavo all'inizio parlando di Galileo Galilei, il suo punto di partenza concettuale fu proprio il principio di equivalenza galileiano, che lui riformulò in qualche maniera, rendendosi conto che se vi trovate in una cabina senza oblò, senza finestre, quindi senza possibilità di guardare fuori, che siete in caduta libera, okay, nel campo gravitazionale terrestre, per esempio, in effetti voi non ve ne rendete conto, potreste anche trovarvi lontano, persi nell'universo, lontano da qualsiasi sorgente di campo gravitazionale. Se fate degli esperimenti in una regione di spazio abbastanza piccolo,
non riuscite ad osservare questa differenza. E questo è collegato all'uguaglianza che accennava Ettore prima tra la massa iniziale e la massa gravitazionale. E questo Einstein l'ha sempre considerato come il pensiero più felice della sua vita, quindi un'intuizione da cui poi lui partì per fare la matematica, okay, che serviva per formalizzare questa intuizione. E dopo circa 8 anni, nel 1915, okay, riuscì a scrivere un lavoro in cui presentò la sua teoria della relatività generale. L'idea fondamentale della relatività generale è che la forza gravitazionale in effetti non esiste, okay? Quello che esiste è la geometria dello spazio-tempo, cioè dire un corpo dotato di massa, questa palla gialla per esempio, in effetti non esercita realmente una forza su un'altra pallina blu che gli ruota intorno, ma semplicemente quello che fa è di curvare lo spazio-tempo, anzi in cui lei si trova, e il moto della pallina blu è semplicemente il moto naturale che lei avrebbe all'interno di questo spazio curvo. Quindi potete immaginare, per analogia, di avere un tappeto elastico, di quel trampolino su cui si fanno i salti. Se vi piazzate al centro del trampolino, del tappeto elastico, ovviamente fate, okay, sprofondate un pochino, si crea un avvallamento in questo tappeto elastico. Se qualcuno vi lancia una pallina, okay, intorno, questa pallina semplicemente inizierà a ruotare all'interno della buca, okay, che voi avete creato, e alla fine poi dall'altro vi resterà anche conto. Quindi non esiste la forza di gravità, veramente, non è una vera e propria forza, ma esiste la curvatura dello spazio. Okay? E in questa maniera si risolve il problema fondamentale della forza gravitazionale, diciamo, nella teoria newtoniana, cioè chi è che genera questa forza, okay? Perché una massa dovrebbe esercitare una forza, chi glielo dice? In effetti una massa curva lo spazio, okay? E un qualsiasi altro corpo si muove rispetto a questo perché si muove nella curvatura generata dalla massa in questione. La teoria della relatività generale viene, diciamo, in maniera molto, diciamo, compatta, può essere descritta mediante questa equazione che qualcuno ha scritto su un treno, abbandonato in un deserto, e ovviamente non ci mettiamo a vedere in dettaglio questa equazione, in effetti questa non è un'unica equazione, ma si può vedere che è un insieme di tante equazioni, ok? Però la cosa che da notare è che la parte sinistra di questa equazione, quindi tutti questi termini, okay, dipendono da quantità che descrivono proprio la curvatura dello spazio, okay? Quindi quanto lo spazio è curvo. La parte destra, in cui riconoscete qualcosa, questa per esempio è la costante di gravitazione universale, questa è la velocità della luce alla quarta, ma in particolare questa grandezza invece dipende dalla sorgente, okay, del campo gravitazionale, cioè dall'oggetto, okay, che genera un campo gravitazionale. E allora quello che succede è che se voi provate a risolvere queste equazioni, in effetti non potete farlo in maniera, tra virgolette, semplice, cioè prendo una massa che ha una certa posizione nello spazio, una certa velocità, e mi calcolo il campo gravitazionale corrispondente. Non funziona così. Perché? Perché la massa, okay, determina come lo spazio-tempo si curva, però contemporaneamente, okay, la curvatura dello spazio influisce sul moto della massa. Quindi avete una relazione biunivoca in qualche maniera. Okay? Quindi la curvatura dello spazio influenza il moto della massa e la massa influenza la curvatura dello spazio. Okay? Quindi le due cose non le potete trattare separatamente, ma vanno insieme. Okay, quindi uno in realtà per risolvere queste equazioni deve risolvere contemporaneamente per tutte e due le grandezze, cioè il moto di una massa e la curvatura che lui genera. E questa cosa è stata sintetizzata molto bene da Wheeler, che poi negli anni 50, 60 e 70 diede importanti contributi alla relatività generale, dicendo che lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi e la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi. Okay? Da queste equazioni poi discendono tutta una serie di conseguenze fisiche rilevanti che sono state tutte una dopo l'altra verificate sperimentalmente, l'ultima delle quali è appunto poi la rilevazione delle onde gravitazionali. Adesso Ettore farà una breve carrellata. Sì,
primi successi di questa teoria, diciamo, della teoria della relatività generale, di cui oggi parliamo in merito alle onde gravitazionali, in effetti ebbe già subito dei successi molto abbastanza spettacolari, intendo dire negli anni 20. Il primo di questi successi è qui rappresentato in questo disegnino. Noi abbiamo l'avanzamento del perielio, quello occorre prima, d'accordo, nell'orbitare di Mercurio. Questo avanzamento c'è normalmente in base al campo gravitazionale di tutti i corpi intorno, d'accordo, ed è calcolabile con la teoria di Newton. Però c'erano 43 secondi d'arco, un centesimo di grado circa, che non venivano spiegati, e questi furono spiegati subito dalla teoria della relatività generale. Ok, un altro effetto che trovò sempre in quegli anni una risposta, una spiegazione, era questo: se lo spazio si curva, e noi abbiamo visto quella curva approssimata, diciamo spiegata in due dimensioni come la curvatura di una rete che si deforma sotto per la presenza di un dato corpo che quindi condiziona come fossero su un binario le orbite degli altri corpi più piccoli che esplorano quello spazio, d'accordo? Ma anche la luce dovrà, essendo tra l'altro equivalente alla massa, proprio nel quinto articolo del 5 Einstein lo spiega, anche la luce dovrà seguire la strada più breve, ovvero sia la strada curva, sicché se nello spazio esiste, d'accordo, una stella che si trova per esempio qui, scusate, ecco qui, questa luce viene deflessa dalla presenza di un altro corpo massivo lungo il percorso, d'accordo? E durante un'eclissi di sole fu, per esempio, noi la vediamo apparentemente qui, ok, mentre invece lei giace qui, quindi è perché il percorso della luce subisce una deformazione rispetto a quello che sarebbe se non fosse presente questo corpo. Quindi durante un'eclissi di sole fu studiato questo effetto e fu subito verificato da Eddington nel 19 che effettivamente la teoria della relatività generale, che implicava questa deformazione dello spazio in funzione della massa dell'energia, fosse corretta. Ok, questa è un'altra rappresentazione, se volete, sempre con quella approssimazione, con quella rappresentazione bidimensionale della rete che si deforma, vedete, di questa deflessione della luce. Okay? La stella sta qui, ma voi la vedete apparentemente qui. Questa croce di Einstein tipica, ok? Queste sono quattro immagini dello stesso corpo che sta dietro quello che sta in primo piano. Okay? Ma potete anche avere degli anelli di diffrazione, vedete? Come quelli che si hanno in ottica, un po' simili. C'è gente che scrive delle meraviglie di Hubble, ci hanno permesso quindi di non solo di andare nello spazio e vedere ancora più lontano, ma di usare la gravità come un boost in avanti per davvero spingersi oltre. Quindi la gravità fa da telescopio. Già qui abbiamo questo feeling di quanto la gravità ci possa aiutare, in particolare questa teoria della relatività generale ci possa aiutare a esplorare l'universo. Veniamo adesso a che cosa sono le possibili sorgenti che ci interessano per le onde gravitazionali. Perché si generino delle onde gravitazionali? È bene che ci siano delle accelerazioni di un certo tipo, diciamo, un po' asimmetriche, si dice quadrupolari, del quadrupolo di massa, della distribuzione di massa nello spazio. Per esempio ci servono quindi grandi concentrazioni, d'accordo, di massa. Stiamo studiando degli oggetti di natura astrofisica, siccome le onde gravitazionali sono abbastanza piccole, come vedremo, ci interessiamo oggetti compatti che deformino molto lo spazio. Quell'accelerazione di questi oggetti, se è asimmetrica, può produrre onde gravitazionali. Questo è un esempio, ad esempio la stella dei neutroni è il residuo di una stella che è collassata e che si regge alla fine
su un diametro molto piccolo, d'accordo, dell'ordine delle ventina di chilometri, non so, questo tipo, una stella di neutroni è un oggetto, ad esempio, in cui la materia, dopo diciamo, il collasso gravitazionale successivo allo spegnimento della stella, okay, rimane ad esempio una densità di materia, fate conto, di questo tipo, un cucchiaino di stella di neutroni peserebbe quanto l'intera popolazione umana. Ognuno si inventa una rappresentazione che possa colpire più o meno efficacemente le persone. Ok, ce ne sono tantissime, ce ne sono migliaia di questi oggetti, e chiaramente questi oggetti, se emettono una, come si dice, controparte elettromagnetica, o se permettono di, se possono essere rivelate tramite un campo elettromagnetico, chiaramente possono essere visti questi oggetti, sono quindi interessanti perché offrono in teoria la possibilità di osservare le onde gravitazionali, ma con controprova, con osservazione collaterale fatta nel campo elettromagnetico. Vedete, se uno osserva il percorso delle stelle, questi sono gli anni, no? 1996, 99, 2000 di queste stelle, si può vedere come al centro della nostra galassia sia presente, probabilmente un buco, molto probabilmente è dedotta la presenza di un buco nero molto massivo, d'accordo? Il buco nero non è visto, un esempio di un altro oggetto estremamente denso e che può deformare quindi lo spazio, la cui dinamica ci interessa per la generazione di onde gravitazionali, ma che non viene osservato tramite le onde gravitazionali, d'accordo? Viene osservato guardando la traiettoria delle stelle nell'arco degli anni, d'accordo? Qui stiamo parlando di buchi neri molto grossi, 4 milioni di masse solari, viene stimata così la massa di questo oggetto in base alle orbite di Keplero di queste stelle. Ecco, veniamo adesso all'articolo interessante sulle onde gravitazionali proposte da Einstein nel 16, un anno dopo la teoria. Ci sono vari aneddoti su questo articolo. Uno è che nella prima ipotesi fu da Einstein stesso smentita con un altro articolo che cercò di far pubblicare, che venne rifiutato dal referito. Lui si arrabbiò moltissimo, lo pubblicò su una rivista secondaria, ma poi si accorse che aveva ragione e quindi ripubblicò dicendo che aveva ragione, dovevano esistere queste onde gravitazionali. Quindi aveva ragione anche il referì che aveva bocciato per la prima volta l'articolo, perché Einstein è una persona estremamente critica, autocritica e capace veramente di seguire l'intuizione con perseveranza. La faccia non ha tanta importanza se uno ha le idee giuste e la volontà di studiare, d'accordo? La cosa che si vede, okay, è questa: Einstein trasforma quelle equazioni complicate, 10 equazioni non lineari mostrate da Cristiano prima, in un set di equazioni molto più semplici, okay, che valgono nella ipotesi di stare un po' lontane da queste sorgenti, d'accordo? Laddove questa increspatura dello spazio-tempo diventa un piccola increspatura, diciamo, può essere considerata una variazione lineare su qualcosa di piatto, su uno spazio piatto, d'accordo? Questo infatti è scritto qui, però non è importante, insomma, quello che è scritto. Quindi ci interessiamo agli effetti astrofisici, perché le onde gravitazionali, se si va a studiare quanto sono ampie, si vede che sono sempre, vedete, abbastanza piccole come ampiezza, vedremo cosa sono. Questi eventi astrofisici non possono essere qui dietro l'angolo, altrimenti saremmo distrutti da questi eventi. Automaticamente ciò significa che stiamo guardando cose lontane nel tempo e nello spazio. Uno degli esempi che è valso addirittura un premio, come vedremo, è quello di questa coppia di stelle, d'accordo, che hanno dimostrato l'esistenza. Per questo giustamente è stato detto che abbiamo rilevato e non rivelato, è complicato, le onde gravitazionali, perché in effetti tutti sapevano che queste dovessero esistere, in quanto questo sistema binario, okay, perde energia per, coerentemente con la previsione di perdita di energia in onde gravitazionali prevista da Einstein. Questo è un sistema di due oggetti abbastanza compatti, 1,4 masse solari, girano l'una attorno all'altra. Vedete, questa emette anche delle onde elettromagnetiche che possono essere viste,
ok? Ma questa emissione viene modulata dalla presenza di quest'altro oggetto che gira con un periodo di 8 ore intorno, d'accordo? Questa modulazione, ok? Questa dinamica, la perdita di energia di questa dinamica dimostra che questo sistema binario sta ondulando lo spazio e sta perdendo lentamente un po' di periodo. E questi due signori molto contenti hanno preso per questo il Nobel, ok? Questo ridono. E questa è una delle misure di fisica più esatte che esistano al momento. Questa nel 2005, vedete all'inizio qualche piccola fluttuazione, poi vedete è veramente commovente, perché questa è la previsione della teoria della relatività generale, perfettamente in accordo con i dati sperimentali. Adesso commento questo e poi basta, cioè poi passo a Cristiano. No? Questo è il sistema di prima, ecco, vi invito a concentrarvi su una sezione del disegno qua sopra, questa è anche una simulazione fatta al computer, semipittorica, diciamo. Guardate questo, man mano che i due corpi si avvicinano ruotando a velocità maggiore l'uno attorno all'altro, quindi velocità di rotazione e la frequenza, il numero di creste che vedete lungo 10 cm del grafico aumenta, cioè la frequenza aumenta man mano che fondono, quindi io ho un numero maggiore di, vedete, 3, 4, 5, per questa è una cosa. Così, e infatti rimane qualcosa dopo. Cosa fa? Riparte. Questo è l'evento di coalescenza che vi ho mostrato, tipico, quindi una tipica emissione di onde gravitazionali prevedibile, descrivibile facilmente, relativamente facilmente con la teoria, ed è questo, vedete la frequenza, vi ho detto che aumenta nel tempo, poi avete più creste, più oscillazioni, la frequenza quindi aumenta, la velocità di rotazione aumenta, questo è il significato, l'evento dura, questa è una, diciamo, è una data assunzione con determinati parametri di esercizio, alla fine nel momento della coalescenza avete qua un picco, boom, burst di emissione, okay? Non mi ricordo che cosa viene dopo. Ecco, la cosa interessante è questa: se immaginiamo questa oscillazione come un'onda sonora, possiamo tradurla in un suono, d'accordo? Quindi quando si dice che qualcuno ha sentito il suono delle onde gravitazionali al computer, quella non è che quelle sono, perché le onde gravitazionali sono onde sonore, ma è un tipo di rappresentazione tramite il suono delle onde gravitazionali. Lo possiamo fare nella banda di risposta del nostro orecchio. Se noi considerassimo delle onde gravitazionali subsoniche, certamente non potremmo sentire questo suono, o ultrasonico. Ecco, questo è un altro tipo di esempio, il collasso di una, per esempio, supernova nel 1054, per esempio. Sono eventi di supernova, sono quelli in cui si ha un collasso di una stella e immediatamente dopo un'onda d'urto, una diciamo, eiezione della materia nello spazio, vedete? C'è una famosa supernova, per esempio, che viene riportata negli annali cinesi. Se questo collasso avviene con una piccola asimmetria, se c'è un piccolo asimmetria rispetto alla sfera, allora quella asimmetria sarà responsabile della emissione di onde gravitazionali e il segnale sarà, secondo la teoria, molto complicato, molto più complicato di quell'altro che abbiamo visto prima, d'accordo? Perché questo è un tipo di fenomeno non lineare, come si dice, non facilmente scrivibile con una formula, descrivibile con una formula matematica semplice come quella della coalescenza. Quindi, diciamo, questo tipo di sorgente che per decine d'anni abbiamo cercato, d'accordo, ad esempio con le barre risonanti, è molto entusiasmante perché la controparte ottica è senz'altro ben visibile, però non è la sorgente di elezione, diciamo, la migliore da cercare, anche perché, vedete, se la risposta del mio strumento è lontana dalla frequenza caratteristica di questo picco, non la vedrò mai. D'accordo? Io vorrei che Cristiano parlasse di questo tipo di sorgenti, perché anche lui lavora. Sì, no, prima di... Sì, possiamo, diciamo, tornare un attimo qui.
Qui ci dovrebbe essere, se Giorgio riesce, ok. Questa è una, di nuovo una simulazione di un sistema di due oggetti compatti, per esempio due serie di neutroni che ruotano una attorno all'altra, si alza il volume e possiamo sentirne, diciamo, la traduzione in suono. Ah sì, perché io ho cliccato, ma non ha... Lo devo far partire qui. Quindi sentire un suono la cui frequenza aumenta, diventa sempre più acuto, la cui ampiezza aumenta, diventa sempre più forte, via via che i due oggetti si avvicinano. Quando finisce il cosiddetto, quello che noi chiamiamo chirp, gli oggetti si sono scontrati, quindi collidono l'uno con l'altro, e a quel punto ci sono delle fasi successive che sono meno intense dal punto di vista dell'emissione, per questo non sentiamo più nulla. Però questo per farvi, tanto per farvi appunto capire come esempio pratico l'analogia sonora di cui parlava Ettore. Quindi è importante avere a mente che le onde gravitazionali non sono ovviamente onde sonore, ma sono onde dello spazio-tempo, però se noi le traduciamo in un suono e questo suono cade nella banda a cui il nostro orecchio è sensibile, le possiamo ascoltare. E in maniera del tutto analoga, non abbiamo un suono per l'esplosione di supernova, non abbiamo provato, mentre un altro esempio di sorgente di onde gravitazionale a cui accennava Ettore prima è quello della stella singola, ok? Sapete una stella singola, compatta, quindi una stella di neutroni tipicamente, e che ruota su se stessa e che ha una piccola montagnola, quindi una piccola deformazione da qualche parte, immaginate anche una montagnola dell'ordine di un centimetro di altezza, un oggetto di questo tipo produce delle onde gravitazionali potenzialmente osservabili. Se le traduciamo in un suono potremmo avere una cosa di questo tipo, quindi un suono abbastanza... non particolarmente esaltante, legato al fatto che effettivamente il segnale gravitazionale in questo caso è in linea di principio un segnale molto semplice, avete cioè semplicemente una oscillazione, una sinusoide, è come se fosse una nota, ok, a frequenza costante, in teoria. Poi nella pratica non è esattamente così ed è per questo che poi è in effetti un tipo di sorgente molto interessante, però ci sono vari effetti che modificano leggermente la frequenza, però in prima approssimazione il segnale che abbiamo è una vera e propria sinusoide. E ora, un'altra categoria di potenziali sorgenti di onde gravitazionali sono tutta quella serie di processi che noi immaginiamo siano avvenuti nei primi istanti di vita dell'universo, okay? Quindi immediatamente dopo il Big Bang, e che dovrebbero, secondo i modelli, secondo la teoria, aver lasciato una specie di impronta. Ok? Quindi probabilmente noi viviamo in un mare di onde gravitazionali, senza ovviamente rendersene conto, perché sono onde estremamente deboli che non hanno nessun effetto pratico su di noi, percepibile su di noi, ma che sono state generate una frazione minuscola di tempo immediatamente dopo il Big Bang. Ok? E la cosa importante, la cosa bella, bella per chi è interessato a queste cose, ovviamente, è che mediante questo fondo, questo brusio di fondo gravitazionale, noi potremmo essere in grado di studiare l'universo, appunto, in epoche estremamente remote, molto più remote di quelle a cui noi possiamo arrivare studiandolo in maniera classica, per esempio con la radiazione elettromagnetica, ok? Quindi probabilmente molti di voi conoscono, hanno sentito parlare del cosiddetto fondo a microonde, che è appunto questo rumore di fondo elettromagnetico che è stato prodotto all'incirca 100.000 anni dopo il Big Bang, okay? Che è il momento in cui sostanzialmente i fotoni si sono, come si dice, disaccoppiati dalla materia, quindi non hanno più interagito con la materia, da quel punto in poi si sono propagati liberamente, quindi conservano un'impronta di quell'ultimo istante che noi riusciamo ad osservare oggi con satelliti come ad esempio Planck, e tanto per citare l'ultimo in ordine di tempo. In effetti per le onde gravitazionali noi ci aspettiamo qualcosa di assolutamente analogo, ma che ci permetterebbe di sondare tempi molto molto antecedenti, quindi molto più vicini al Big Bang. Quindi questa è un'altra prospettiva molto entusiasmante riguardo all'astronomia gravitazionale. Ok, parliamo adesso brevemente dell'evento, quindi della osservazione diretta che è stata fatta, la prima osservazione diretta.
che è stata fatta il 14 settembre dello scorso anno, okay, la mattina. Sostanzialmente i sistemi di analisi in tempo reale sviluppati dai due esperimenti LIGO e Virgo hanno lanciato un allarme, per così dire, quindi sostanzialmente una mail è arrivata a tutta una serie di persone indicando che le procedure di analisi avevano rivelato qualcosa di potenzialmente interessante. A quel punto le persone incaricate si sono messe a studiare più in dettaglio i dati prodotti dagli interferometri, interferometri LIGO in particolare, e confermando la prima ipotesi, ipotesi, cioè che si trattasse effettivamente di un segnale gravitazionale. Bisogna dire che in effetti la primissima reazione generale della nostra comunità è stata di una scarsa confidenza in quello che si era osservato. L'evento osservato, come poi vedremo, sembrava troppo bello per essere vero, aveva delle caratteristiche proprio da manuale praticamente. Questo unito al fatto che perché ci piace soffrire è prevista una periodicamente l'iniezione, quindi l'aggiunta di segnali simulati dall'uomo, quindi simulati tramite calcolatore nello stream dei dati dei rivelatori per mettere a prova le procedure di analisi, okay? Per cui a certi istanti di tempo che solamente tre persone probabilmente in tutta le due collaborazioni conoscono, vengono generati questi segnali che riproducono dei segnali diciamo astrofisici, cioè quelli che noi effettivamente ci aspettiamo di rivelare, risolvono i dati senza dire niente a nessuno, okay? Dopodiché le persone analizzando i dati scorrono l'evidenza per questi segnali. La politica è quella di fare finta di nulla, quindi uno procede nella sua analisi fino alla fine, perché non sa effettivamente se quello che è stato rivelato è un segnale vero o un segnale finto, si arriva a scrivere l'articolo e solamente a quel punto si va a vedere, scoprono le carte per così dire, si va a vedere se il segnale rivelato era stato in realtà una simulazione, okay, iniettata apposta per i dati, o se invece si trattava di un vero e proprio segnale astrofisico. Quindi la prima reazione è stata quella di dire: questo è chiaramente quella che noi chiamiamo una blind injection, un'iniezione cieca. Cieca proprio perché è fatta all'oscuro del 99,9% della collaborazione. Okay? Effettivamente ci si è resi però immediatamente conto che poteva essere una blind injection, perché l'infrastruttura software, che è molto complicata, necessaria per fare questo tipo di cose, in quel momento, in questo preciso momento, non era stata ancora ultimata, quindi non era ancora attiva. Ok? Ovviamente non ci si è fidati solamente di questa considerazione generale, è stata fatta un'analisi molto approfondita dello strumento, di tutti gli stream di dati che produce, che sono migliaia, perché un'eventuale iniezione fatta da qualcuno o da un programma avrebbe lasciato delle tracce da qualche parte, e quindi alla fine non si è trovato nulla di significativo, per cui questa ipotesi di iniezione da parte umana, per così dire, è stata esclusa. Qui vedete la forma del segnale gravitazionale che è stato osservato nei due rivelatori, un rivelatore che sta a Livingston qui a sinistra e l'altro che sta a Hanford. Questa è la forma d'onda, quindi il segnale che è stato rivelato dopo aver filtrato opportunamente i dati, perché dovete considerare una cosa fondamentale, come diceva Hanford e come vedremo ancora meglio dopo: questi segnali gravitazionali hanno un'ampiezza microscopica, ok? E poiché i rivelatori, come qualsiasi strumento, okay, hanno del rumore intrinseco, okay, così come quando voi accendete una radio che non è sintonizzata bene, sentite un fruscio di fondo, la stessa cosa succede per i rivelatori gravitazionali, per cui qualsiasi segnale realistico è completamente immerso, completamente affogato dentro il rumore, quindi guardando i dati voi non vedete assolutamente nulla. Per questo motivo è necessario analizzare appunto i dati, che significa sottoporli a certe procedure, sottoporli ad algoritmi matematici sviluppati in maniera opportuna, per cercare di estrarre, quindi di tirare fuori il segnale dal rumore in cui è immerso. Dopo aver fatto questa operazione, nel caso di questo primo evento, queste erano le forme dei segnali che sono state ottenute. Qui vedete il tempo, quindi vedete che si tratta di segnali che hanno avuto un segnale che ha avuto una durata di meno di mezzo secondo. E questa è l'ampiezza, che è sostanzialmente una misura di quanto lo spazio-tempo si è deformato al passaggio dell'onda gravitazionale. E vedete che questi numeri, che vanno tra meno 1 e 1, sono moltiplicati per 10 alla meno 21, ok?
Quindi si tratta di una deformazione assolutamente minuscola, ok? Quasi inconcepibilmente piccola. Eppure questa è stata osservata. E in effetti non solo è stato osservato questo segnale, a quel punto lo si è confrontato con i segnali che la teoria della relatività generale ci predice, ok? Per questo tipo di sistema di sorgente che adesso vedremo un po' in dettaglio. E quindi andando a fare un confronto, si è per esempio visto che effettivamente esistono dei segnali, diciamo, calcolati teoricamente che corrispondono molto bene, anzi benissimo, soprattutto in questa parte, okay, al segnale che è stato effettivamente osservato. Questa è stata un'ulteriore conferma del fatto che questo fosse un segnale vero, un segnale di natura astrofisica. E qui vedete lo stesso segnale in una diversa rappresentazione. Una cosa interessante da notare, e che è stato un altro elemento di conferma, è che se voi prendete i segnali osservati nelle due antenne, nei due rivelatori, e li sovrapponete uno con l'altro, il che implica che dovete prima shiftarli nel tempo, perché i due rivelatori stanno in due posti diversi sulla superficie terrestre, il segnale proveniente da una certa sorgente è passato prima per uno e poi per l'altro, quindi c'è un certo ritardo temporale. Se tenete conto di questo ritardo temporale, vedete che i due segnali, i due rivelatori, sono di nuovo molto simili, ok? Questo ci dice che è molto improbabile che un qualche tipo di disturbo strumentale possa aver generato un segnale praticamente identico nei due rivelatori che stanno a svariate migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro. Okay? E un altro modo di rappresentare questi segnali è quello che noi chiamiamo il dominio tempo-frequenza. Okay? In questi grafici qua sotto voi vedete il tempo esattamente come prima, quindi avete mezzo secondo qui, e qui c'è invece la frequenza del segnale, ok? E allora vedete che i due segnali hanno questo aspetto caratteristico, questa specie di forma a banana, in cui all'inizio, quindi ai tempi iniziali, la frequenza è bassa e poi gradualmente aumenta nel tempo. Qui partiamo da circa 40 Hz e poi arriviamo quassù a circa 250 Hz, ok? Se vi ricordate il segnale che Ettore vi ha mostrato prima, ci torniamo un attimo se ci riusciamo, che era una simulazione in quel caso, cioè questo, questo è il segnale che predetto teoricamente da un tipo di sorgente analoga a quella che effettivamente è stata osservata. E vedete proprio questa cosa, come lui stesso diceva, al passare del tempo vedete che le creste si avvicinano sempre di più, quindi questo vuol dire che la frequenza sta aumentando. E questa è una cosa che vediamo molto chiaramente, molto meglio, in questa rappresentazione appunto cosiddetta del tempo frequenza. Okay? E facendo il giochetto che abbiamo visto prima, noi possiamo pensare di ascoltare questo segnale, quindi tradurre il segnale in un'onda sonora. Vediamo se riusciamo a sentire qualcosa. Se lo rifai, a un certo punto sentite questo piccolo piccolo, lo cerco di dirvi quando, ok? Quindi questo è il momento finale di questa dell'evoluzione di questo segnale, praticamente il momento in cui il segnale arriva alla sua massima frequenza, ok? E la parte precedente sostanzialmente non si sente, perché prima questo, diciamo, è un evento vero, quindi non era semplicemente una simulazione come quella che abbiamo sentito prima. E secondo poi le sorgenti che lo hanno generato hanno prodotto un segnale, diciamo, molto più breve nel tempo, okay? Però il tipo di suono, se noi immaginiamo la solita introduzione di un suono, è esattamente lo stesso. E poi chiaramente qui c'è il rumore strumentale che comunque, per quanto i dati siano stati filtrati, rimane rilevante. Allora, mettendo insieme tutte queste informazioni, si è giunti alla conclusione che la sorgente astrofisica che ha generato questo segnale era costituita da una coppia di buchi neri, okay? Che formavano un sistema binario, quindi che ruotavano uno attorno all'altro, all'inizio molto lentamente, quando il sistema binario si è formato, poi al variare del tempo sempre più vicini, finché a un certo punto, nelle ultime fasi della loro evoluzione, il segnale è entrato nella banda di liberazione dei rivelatori. Quindi ha raggiunto una frequenza maggiore appunto di circa 30 Hz che ne ha reso possibile la liberazione. Okay? E quindi qui vedete la forma d'onda che descrive questo segnale e i diversi stadi di evoluzione del sistema binario. Qui i due oggetti, i due buchi neri, sono ancora abbastanza lontani. Qui sono significativamente più vicini.
in corrispondenza, diciamo, del massimo di questo segnale, sostanzialmente i due bombieri collidono l'uno con l'altro, avviene il cosiddetto merger, ok? Quindi si immergono uno dentro l'altro, ma la cosa non è finita lì, perché una volta che hanno fatto questo merger, quindi hanno fatto questa collisione, da questi due buconeri iniziali si forma un singolo buco nero più grosso di quelli di prima, il quale possiede un'elevata energia cinetica, è in uno stato eccitato, e quindi oscilla e continua a emettere onde gravitazionali, anche se in natura, diciamo, leggermente diverse, che qui vedete nella parte finale del segnale. Sono molto deboli, ma, diciamo, con un certo livello di confidenza sono state effettivamente anche queste rivelate. Analizzando questa forma d'onda si è capito che i due buchi neri in questione, okay, che hanno generato questo segnale, avevano masse piuttosto grosse, uno di una massa di circa 29 masse solari, l'altro circa 36 masse solari. Però immaginate che i buchi neri di questo tipo hanno un raggio di circa 100 km, quindi immaginate 30 masse del Sole concentrate in un raggio di 100 km, okay? E ne avete due in un sistema binario che iniziano a ruotare una attorno all'altra e che si avvicinano sempre di più, producendo un segnale sempre più intenso, e osservate in particolare da questo grafico, se non osservate ve lo dico io, e che se stimate la velocità con cui questi due buchi neri si sono avvicinati, alla fine si sono scontrati l'uno con l'altro, osservate che è una velocità allucinante, cioè si sono scontrati che aveva una velocità che era maggiore di metà velocità della luce, ok? Quindi immaginate due palle di 100 km di raggio, di 30 masse solari, che si scontrano a una velocità che è confrontabile con quella della luce, quindi un evento assolutamente catastrofico. In questa tabella, vabbè, ci sono vari parametri anche con degli errori. Come sapete, in fisica qualsiasi misura poi è associata ad un errore, non esiste la misura perfetta. Quindi vedete i due buchi neri di 36 e di 29 masse solari. È interessante notare che la distanza di questo oggetto era di circa 400 megaparsec, che vuol dire circa un po' più di un miliardo di anni luce, ok? Quindi questo vuol dire che questa fusione di due buchi neri è avvenuta oltre un miliardo di anni fa, e poi l'onda gravitazionale, che si propaga con la stessa velocità della luce, quindi a 300.000 km al secondo, il 14 settembre è passata attraverso i rivelatori. Un'altra cosa interessante che potete notare è questa, e questa è una misura della massa del buco nero finale. Abbiamo detto che i buchi neri si scontrano e formano un buco nero più pesante. La massa stimata del buco nero finale è di circa 62 masse solari. Se fate però la somma di 36 e di 29, vi viene 65, non 62. E che fine hanno fatto queste tre masse solari mancanti? Effettivamente sono state trasformate in onde gravitazionali, proprio grazie alla famosa relazione di Einstein, equivalenza tra massa e energia, una quantità enorme, quindi tre masse solari, si sono trasformate durante questo processo di avvicinamento e collisione in onde gravitazionali. Quindi il buco nero finale più leggero della somma delle masse, okay, dei due buchi neri di partenza. Ecco, un altro fatto abbastanza importante è il seguente. Abbiamo detto che il segnale è stato osservato in due diversi rivelatori, uno a Livingston e l'altro a Hanford. Questo implica un problema piuttosto rilevante, cioè che è difficile con due soli rivelatori capire esattamente qual è la direzione di provenienza. Okay? E in effetti in questo grafico voi vedete che, diciamo, la possibile regione di provenienza è molto grande, spalmata sul cielo, occupa oltre 500 quadrati, e questo è inevitabile. Per questo motivo è necessario avere un network di rivelatori, di cui poi Ettore parlerà un po' più in dettaglio in seguito. Quindi, avendo più rivelatori, in effetti ne è sufficiente almeno un terzo per ridurre drasticamente le dimensioni di questa area di incertezza. E perché è importante questo? Oltre perché noi vogliamo sapere, cercare di capire meglio possibile da dove proviene un segnale gravitazionale, l'altro motivo è che un segnale gravitazionale, un evento gravitazionale, può avere una controparte elettromagnetica, cioè può essere associato anche a emissioni di radiazione elettromagnetica. Non probabilmente in questo caso specifico, perché noi non ci aspettiamo che i buchi neri emettano in maniera significativa radiazione elettromagnetica, ma se fossero state presenti due stelle di neutroni anziché due buchi neri,
ci saremmo aspettati anche una forte emissione elettromagnetica. Okay? Allora, se noi abbiamo, siamo in grado di limitare il più possibile quest'area di incertezza, possiamo chiedere ai telescopi, quindi ai nostri colleghi astronomi, di puntare i loro strumenti e di cercare un'eventuale controparte elettromagnetica, quindi nel visibile o nel radio, nel gamma, nell'X, in qualsiasi banda elettromagnetica. E questo è importantissimo sia perché aumenta la confidenza nel fatto che noi abbiamo effettivamente osservato un segnale astrofisico. Se abbiamo una coincidenza tra il segnale gravitazionale e un segnale elettromagnetico, siamo più tranquilli. E secondo voi, perché ovviamente questa cosa è importante perché permette di capire, di studiare meglio, da un altro punto di vista, dei fenomeni che emettono sia onde elettromagnetiche che onde gravitazionali. Okay. Ok, a questo punto io passo la parola a Ettore che ci descriverà brevemente come si rivelano, okay, come funzionano gli strumenti che vengono utilizzati per la rivelazione delle onde gravitazionali. Ok. Allora, si è detto prima questo, che le onde gravitazionali depositano pochissima energia, vengono smorzate poco dopo la loro generazione, attraversano grandi fette di universo, d'accordo? Prima di giungere a noi. Nel caso specifico, queste sono state generate, hanno viaggiato dopo la generazione per più di 1 miliardo di anni alla velocità della luce, le onde si propagano alla velocità della luce secondo la teoria. E per dirvi, io vorrei un attimo farvi vedere qualcosa dietro, non so se questo è il rumore, lo strumento, questo è l'evento, d'accordo? Vuol dire che qui ci sono altri piccoli eventi. Eventi sono dei segnali che superano una data soglia, ma che questi sono ascrivibili al rumore. Questo è proprio lontano, questo è un evento molto energetico, vedete? Sta proprio fuori dalla statistica casuale. Questo vuol dire che con questo rumore caratteristico, per avere un evento così, dovremmo aspettare 200.000 anni o più di misura. Quindi praticamente siamo sicuri. Insomma, è quello che in fisica si chiama, diciamo, studio della statistica del rumore per capire quanto è valido il falso allarme. Ecco, queste sono delle onde gravitazionali, come si propagano, noi le abbiamo studiate, diciamo, in questo regime qui, secondo la proposta di Einstein, di vedere queste piccole ondulazioni su un background piatto, quello che si chiama Lorentz background, quindi lontani dalla sorgente. Questa, se volete, è un'analogia, ha il valore di un'analogia, un'immagine, non è altro che questo. Però insomma, questa vi spiega come l'effetto previsto per queste onde dovrebbe essere quello di allungare lungo una direzione e accorciare lungo l'altra, alternativamente, e lungo 2 gradi di polarizzazione. In questo caso, vedete, 45 gradi. C'è una direzione di propagazione che è trasversale, come per le onde elettromagnetiche, quindi sono analoghe alle onde elettromagnetiche da questo punto di vista. Ok, quindi se questo è un palloncino, come si fa a mandare questa cosa? Posso farlo io per farlo tu? Ok, vedete, Einstein fa questa subisce una deformazione, mi dispiace per lui, ma tutti subiamo queste deformazioni, ma piccolissime. Come qualcuno dice, per far capire, se io saluto con una mano, genero, sto generando delle onde gravitazionali, ma ultra piccole, va bene? Quindi è nella fattispecie impensabile di disporre di una sorgente di onde gravitazionali per lo studio in laboratorio, va bene? Per la generazione sintetica delle onde gravitazionali, e quindi per la magari trasmissione attraverso la Terra stessa, è difficile pensare oggi una cosa del genere, d'accordo? Dobbiamo guardare fenomeni astrofisici, ma non sappiamo dove sono, quindi dobbiamo un po' cercarli molto con grande accuratezza, perché l'effetto che vogliamo misurare è di, per esempio, 1 milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di centimetro, qualcosa di veramente inimmaginabile.
Ecco, vedete la macchina che viene usata, possiamo rimandarlo dall'inizio questo, come faccio? Basta che io vada indietro? Ecco sì, scusatemi. Per darvi un'idea, ci si può chiedere quanta è l'energia che un'onda gravitazionale del genere, ad esempio di quella rivelata, rilasci sulla Terra. Va bene? L'energia è piccolissima, d'accordo? Questo è brutto o è bello? Noi diciamo che è molto bello, perché se fosse tanta questa energia, quella se l'avrebbe già persa l'onda gravitazionale, non potrebbe darci informazioni assolutamente sulla sorgente che l'ha generata, d'accordo? Quindi più piccolo è più bello, nella fattispecie, più difficile è più ardimentoso, più seccante, più... però io sto molto bene quando penso a quei buchi neri di 30 masse solari che vanno uno sull'altro alla velocità quasi della luce, molto impressionante, mi sento bene, quindi quando dice a che servono le onde gravitazionali, a star meglio. È una grande soddisfazione. La risposta è elementare. L'energia è piccolissima però. Questo interferometro di Michelson che ho accennato prima riguardo alla rivelazione fallita dell'etere luminifero, la cui funzione era solo quella di non essere scoperto evidentemente perché non c'era. E vedete, questa macchina serve ancora. La luce viene divisa da un divisore, fascio, si ricompone distruttivamente in uscita, vedete è buio, qui non c'è la fascia rossa, ma quando arriva un'onda gravitazionale perpendicolarmente allo schermo, si crea un allungamento di un braccio rispetto all'altro, in controfase, che genera una costruzione di luce in uscita, che va sul fotorivelatore là, vedete in quei flash. Ecco, questo è il principio molto mediterraneo della rivelazione. Ci sono dei fisici americani che molto si sono spesi per questo. Uno di questi è Ray Rice, no? Ma anche in Italia, in Francia, si è fatto molto per vedere di mettere a punto gli strumenti adeguati, cioè che fornissero quella capacità di vedere un milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di centimetro, pur stando sulla Terra, quindi esenti dalle vibrazioni locali. Questa si chiama curva, diciamo, l'accettanza dell'antenna, insomma, quello, la risposta dell'antenna rispetto alle direzioni da cui proviene l'onda, per esempio, data una polarizzazione, è questa forma a nocciolina, è massima lungo questa direzione, d'accordo? Quindi è chiaro che bisogna, per avere un telescopio, comporre le noccioline, le risposte, varie antenne, d'accordo? Non so, è messa dopo quella trasparenza in cui si compongono, forse dopo. Va bene, per avere, devo dire, una risposta, ad esempio, lungo questa direzione, ok? Per questa polarizzazione, dovrò usare un'altra antenna e comporre quel risultato con quello di questa. Farò vedere dopo che cosa significa. È molto difficile vedere una grandezza del tipo delta L su L deformazione pari a 10 alla meno 22, questo numero inimmaginabilmente piccolo, stando sulla Terra, perché vedete, queste masse non sono nello sfondo delle stelle, non sono nello spazio, dovrei ovviamente ricollocare per Terra. Per Terra sono tanti disturbi locali che sicuramente sono maggiori, sono miliardi di volte più grandi di quello che vogliamo vedere. C'è ad esempio, non so, alcune sorgenti di rumore sono quelle esterne, come può essere il disturbo sismico, un rivelatore di onde gravitazionali tipicamente anche a 100 km dalla costa risente del microsisma sismico, del microsisma marino, significa in sostanza della ondulazione delle onde di pressione del mare lungo la costa, d'accordo? Nel caso del Mediterraneo questa occorre intorno ai 300 mHz, 0,3 oscillazioni al secondo. Nel caso dell'oceano sarà un po' più bassa perché è più grande. Quindi dobbiamo isolare questo strumento il più possibile, ma esistono anche rumori locali che sono quelli intrinseci delle masse di test. Un qualsiasi corpo esteso, per esempio questo, non è un punto materiale, ma è un oggetto composto da tante molecole che si agitano in ragione della temperatura a cui si trova questo libro, che è il modo browniano. Questo simula ovviamente un segnale di onde gravitazionali, perché questi movimenti casuali a cui sono soggette tutte queste masse di test,
che sono necessariamente grandi, se vogliamo misurarle devono essere grandi, non possono essere dei punti, d'accordo? Quindi internamente queste superfici vibrano, vanno un po' a destra, un po' a sinistra, facendo, producendo un segnale in uscita. Questo rumore si deve cercare di tenerlo il più basso possibile. Altre fluttuazioni sono quelle proprie del metro, la luce stessa che usiamo è legata alla sua natura corpuscolare, la luce è fatta da fotoni, quindi questi vanno sul fotorivelatore uno alla volta, secondo una data statistica. Esiste il rumore newtoniano, che è molto interessante. Se voi avete un sisma, una vibrazione esterna al rivelatore, queste masse attrarranno, secondo Newton, le masse di test. Questo è un rumore che non si può schermare in nessun modo, non è il rumore sismico, è legato al rumore sismico, ma non è direttamente il rumore sismico. Insomma, è molto difficile fare questo. Vediamo come si può fare, ok, con questo esempio, divertente forse, puoi mandarlo. Per esempio Virgo, no? Ma anche anche l'AIO è fatto così, il sistema della sospensione delle masse è un po' diverso, ma guardate, abbiamo un laser che viene diviso in due, questo è ancora è Michelson semplice perché abbiamo solo due specchi terminali, ok, qui è un divisore di fascio qui, ma noi vogliamo molto più segnale, vedete, questo non ci basta, questo piccolo qui è esaltato ovviamente, arriva l'onda gravitazionale, si vede una grande deformazione, in realtà quella che vedremo con uno strumento simile è piccolissima, a causa del rumore dello strumento, però il principio è quello che è esposto prima. Sia Virgo che l'AIO sono fatti così. Bene, allora cosa si fa? Per esempio si inserisce lungo le cavità, lungo i bracci, altri specchi di ingresso, si costituisce quella che si chiama cavità Fabry-Perot. Questa cavità Fabry-Perot permette di abbassare molto il rumore dello strumento, d'accordo? Perché qui si accumula molta potenza, fino a centinaia di kilowatt, d'accordo? Poi si può, siccome della luce torna indietro verso il laser, si può inserire uno specchio di ricircolo di potenza, noi la rimettiamo dentro e aumentiamo ancora di più la potenza che c'è lungo i bracci, vedete? Si può aggiungere uno specchio di riciclo di segnale addirittura. Quel piccolo segnale che arriva io lo ributto dentro e si riaccoppia con queste lunghezze, viene moltiplicato, vedete? Però non bastano queste cose, stiamo considerando qui, vedete, dei bellissimi segnali, ma è tutto irrealistico perché tutto seduto per terra, vedete? Ancora non mi piace tanto, abbiamo un mold cleaner per esempio, questo per ripulire la luce, però tutto vibra, vedete, quando vibra non funziona nulla, sicché possiamo attaccare una massa, per esempio un sistema di sospensione come questo, e sia verticale che orizzontale, vedete, fatto come un metronomo, con queste gambe, un pendolo invertito, fatto così, il sopra si muove come una piattaforma a bassissima frequenza, ma anche delle lame per ottenere una molla verticale. Mettiamo tutte le masse appese così, in questo modo. Succede un fatto bellissimo, che quando si muove il pavimento, vediamo se lo fa muovere, tutto, mette tutto, anche i banchi ottici devono stare sospesi, anche questo, perché non ci si mette, ecco, anche lui deve stare sospeso con delle lame, consideriamo che questi sono sistemi che isolano tantissimo, considerate che a 10 Hz isolano un milionesimo di miliardesimo, va bene, a 10 Hz circa, e poi mettiamo tutto nel vuoto perché anche le onde acustiche danno fastidio a queste masse sospese, quindi deve stare tutto dentro le camere da vuoto con dei link criogenici per il vuoto, che sono tutte technicalities, però non ha importanza, copriamo tutto chiuso, popolato, anche l'aereo è fatto così, e poi dobbiamo vedere trasparenza. Ecco, questo è per esempio lo schema di Virgo. Chiaramente non è realistico, queste sospensioni non sono fatte così, però il concetto c'è tutto, questi pendoli invertiti che equivalgono a pendoli altissimi, centinaia di metri, ma sono in realtà relativamente compatti, 10-11 metri di altezza, poi abbiamo 3 km, questo è molto carino, fatto da un collega di Nike. Cristiano ha citato prima la grande... diciamo
ha incertezza sulla direzione della sorgente qualora si usino solo due rivelatori. D'accordo? Se ne avete due, come si fa a puntare un punto del cielo? È abbastanza difficile, prendere una striscia, una specie di banana, d'accordo? Ma quindi si può studiare cosa succede mettendone 2, 3, 4, 5, d'accordo? Quando se ne mettono 5 si ottiene una copertura del cielo quasi perfetta. Quindi questo dipende dalle polarizzazioni dell'onda, dai vari parametri, la fase iniziale, insomma, però almeno ne servono 3. Dato un tipo di sorgenti, quello che abbiamo studiato delle binarie conoscenti. Questo è Virgo, per esempio, una lambda dove non c'era nulla, fu portato tutto, corrente elettrica, gruppo di continuità compreso, eccetera. Questa è l'area centrale, che abbiamo visto prima in animazione, questa. Quindi gli specchi di ingresso delle cavità sono situati all'interno di quest'area molto popolata di hardware, e qui abbiamo una cavità da 3 km, questa piccola cavità è un mode cleaner, quindi serve per far sì che la luce che viene iniettata dentro sia effettivamente perfettamente circolare, esente da disallineamenti che potrebbero ovviamente togliere potenza dal beam principale. Virgo fu pensato, fu finanziato all'inizio del 94. Oggi è composto, diciamo, ha il contributo di 5 nazioni europee, le principali sono Italia e Francia, poi qui si è aggiunta NICEF, l'Istituto NICEF di Amsterdam, nell'ambito della Virgo Advanced, che è la generazione successiva di Virgo che stiamo mettendo in operazione. Ci sono due istituti aggiuntisi dopo, che hanno contribuito fondamentalmente con cervelli, diciamo persone che fanno analisi dati e teoria, ovvero gli ungheresi e i polacchi. In tutto sono 200 e passa persone che collaborano con l'AIGO nell'ambito di una collaborazione di 1000 persone. E il network attuale è quello dei 3 rivelatori che ha già operato insieme, per esempio, per definire che la pulsar Vela, che si trova a 1000 anni luce da noi, non ha dei bozzetti, delle protuberanze più alte di un centimetro prima ancora della scoperta, perché sia una, diciamo, scoperta al negativo questa, però è abbastanza impressionante che si possa fare un'affermazione del genere stando qui, cioè quell'oggetto che gira, che emette un segnale noto, però non emette onde gravitazionali più di tot, vuol dire che è simmetrica, che non ha delle protuberanze più alte di un centimetro, è qualcosa di pazzesco da vedere da qui. Io sto molto bene quando penso, sto ancora meglio quando penso ai buchi neri, però in un futuro noi avremo anche questi due altri rivelatori, Cagra e Indigo. Indigo è un rivelatore mutuato da LIGO essenzialmente, che però ha tempi di entrata in funzione piuttosto lunghi, mentre Cagra, dove c'è un'esperienza di ricerca di un'operazione molto più antica, Cagra entrerà probabilmente nel 2019 ed è uno strumento piuttosto interessante, perché anche nella miniera, sotterraneo, criogenico, eccetera. Ecco, che cosa ci aspettiamo? Vedete, Cristiano ha messo questa trasparenza interessante che forse posso commentare anche io, è standard, ci sono alcune cose belle da dire, tipo l'immagine dell'universo, ok, è quella che abbiamo, si dice spesso che noi conosciamo poco dell'universo, pochi per cento dell'universo, e lo conosciamo attraverso la radiazione nota, i tipi di radiazione nota, queste sono elencate, questo tipo di radiazioni elettromagnetiche di vario tipo. Noi ci aspettiamo che qualcosa, ci aspettavamo e stiamo incominciando adesso a costruire quello che manca qui e che riguarda le onde gravitazionali. Attenzione, la natura è stata estremamente magnanima, perché ci ha proposto, come nella prima rivelazione o rilevazione, una sorgente altrimenti non visibile. Questi buchi neri non li avremmo visti, va bene? E questi buchi neri che hanno rilasciato in onde gravitazionali qualcosa come 3 masse solari, che tradotto in termini luminosi di fotoni
equivale a circa 50 volte la luce di tutto il cielo stellato, va bene? In quei 0,3 secondi, questi eventi, presumibile che ce ne siano tanti, sono stati finora invisibili, ora sono visibili e sono solo una porzione di tutto quello che succede. Quindi c'è un futuro molto bello, qui non so perché accendendo il televisore dice accendiamo il televisore, è uno standard delle immagini, bene, come captare le onde gravitazionali può essere paragonato ad alzare per la prima volta il volume del televisore. Cosa stranissima, perché i televisori una cosa avevano all'inizio ed era proprio il volume, però ce l'avevano prima addirittura, perché c'era la radio, però insomma rende molto l'idea. Immaginiamoci una televisione senza suono, una trazione, e poi a un certo punto cominciamo a sentire anche, vabbè, però dipende dal programma, forse è meglio passare, però qui c'è solo questo evento particolare. Ma speriamo di averne altri. Cristiano, io vado avanti. Questa è la collaborazione Laigo Virgo nel 2012. Noi di Roma siamo molto orgogliosi perché Fulvio Ricci è lo spokesman, è capitato come spokesman dell'esperimento durante questa cosa. È questo signore qua ed è di Roma, ma non vuol dire nulla perché lui è lo spokesman della collaborazione Virgo, che unita a Laigo, che ha gli interferometri funzionanti, ha fatto questa scoperta. Ecco, perché gli interferometri, domanda tipica, di Laigo erano in funzione e Virgo non era in funzione? Molto semplice, si è lavorato insieme dal 2007 in coincidenza per alcuni anni, poi si è deciso a un certo momento di fare un upgrade della macchina, di aumentare la sensibilità di un fattore 10, d'accordo? Perché altrimenti ci si poneva il problema, cosa facciamo? Se rimaniamo a questo livello di sensibilità dovremmo forse aspettare 10 anni per vedere un evento. Allora la sfida è quella ovviamente di vedere l'evento subito, ma per fare questo devi lavorare, non dico 10 anni, ma 5 o 6 o 7. Però è comunque una sfida in avanti, tecnologica, scopri di più cose, fai cose più belle, insomma fai di più. Qui ho messo solo, spesso si dice che Laigo e Virgo sono due interferometri, due classi interferometri gemelle, ciò è vero, benché i colleghi di Laigo abbiano voluto implementare nel loro sistema, anche loro, un sistema come il nostro, quello che permette di vedere le basse frequenze grazie a questi isolatori di rumore, di disturbi esterni, molto performanti, detti superattenuatori. Questa è la massa di test, diciamo, vedete come è alto questo sistema, passivi, ma anche quelli di Laigo sono molto efficienti perché siano attivi, sono quindi tacchiati e larghi, va bene? Questi funzionano diciamo come la Ferrari, se volete, perché sono attivi, completamente controllati, e questi invece sono passivi, sono dei pendoli molto lunghi le cui risonanze vengono attenuate, va bene? Queste sono immagini spettacolari, vedete gli specchi, sono identici, quelli di Laigo e Virgo, sono queste masse di silice fusa altamente pura da 43 kg, con delle performance di assorbimento assolutamente eccezionali, poche watt per milione di energia rimane depositata, okay? Appese con dei fili, immagini questa, di vetro, che di solito non si rompono, anche se quello è un test, se si danno delle martellate sulla massa sospesa. Vedete, i fili non si vedono lì, però ci sono, non so se è abbastanza impressionante questo. Quella massa pesa 23 kg, è lo specchio di Virgo Plus, cioè l'ultima versione di Virgo prima di smontare, di costruire quella in cui i specchi sono qua sotto, va bene? Questi fili sono attaccati poi in realtà in modo monolitico agli specchi, cioè fusi. Ecco, noi pensavamo di passare alla terza generazione di interferometri criogenici da 10 km, underground. Il Cagra sarebbe stato il nostro passaggio e pensavamo che la scoperta l'avremmo avuta qua, nel mezzo, prima di passare. Quindi pensavamo, abbiamo 4 interferometri, facciamo la scoperta, ci finanziano questo. E invece è successo che quello è venuto prima, qui. Neanche noi eravamo entrati in funzione. Per fortuna i dati sono condivisi, quindi li abbiamo potuti analizzare e studiare anche noi.
L'esperimento Kagan, per cui io partecipo praticamente tanto, è condotto da Kajita, che è il premio Nobel della fisica ultimo, studiando i neutrini, ed è un esperimento underground, come vedete, e lo fanno davvero, tant'è che ci sono i tunnel, ma in futuro si vorrà fare questo, e con questo concludo, lasciandomi sognare, questo Einstein Telescope in Europa, è difficile trovare un triangolo grande con lati da 10 km senza grosse popolazioni intorno. Sulla carta abbiamo studiato questa cosa, d'accordo? Però l'abbiamo studiata mettendoci dentro il know-how di ciò che avevamo già implementato. Non è detto che sarà così, come in questa rappresentazione. Ci sono soprattutto i tedeschi e gli olandesi molto attivi nella grafica. Mi rimandi l'ultima trasparenza, perché ci sono le conclusioni che sono simpatiche sulla trasparenza con i blocchi. Vai in fondo e mi metti trasparenza con i blocchi. Stop. Troppo. Vediamo. Basta. Stop. Perché vai? Stop. Perché fai ciò? Verso qua. Clicca qui. Non sulla barra esterna. Vai, clicca qui. Ok? Proprio qui. Ancora un altro? Giù. Stop! Perfetto. Bravo. Questo è il triangolo dell'Einstein. Ecco, fermo, funziona. Concludo con questa cosa bellissima, molto immodestamente metto vicino all'articolo di Einstein quello dei 1000 autori. Attenzione, in fisica fondamentale ci sono questi articoli scritti da migliaia di persone, non c'è da vergognarsi, c'è da essere orgogliosi di essere di quelli. Per esempio Higgs o altri sono normalmente degli articoli in cui compaiono fino a 2, 3, 4 mila autori. Ok, bisogna essere contenti. E qui concludo con la trasparenza importante, secondo me, perché noi vorremmo che tutto fosse verde, ok? Perché la natura è stata generosa offrendoci una sorgente che altrimenti non avremmo mai osservato, e altre ce ne saranno, lasciandoci credere che esistono, cercheremo e le studieremo per capire di più, ma Virgo deve entrare, questo è sangue, ok? In funzione. Più presto, perché bisogna fare l'astronomia, cioè puntare ai sorgenti. Ebbene, l'era della scienza fondata sulle onde gravitazionali, sulla loro osservazione, è cominciata adesso, durerà 10, 20, 30 anni, fino a che i rivelatori spaziali non saranno in funzione. Si pensa che intorno al 2035 forse questo possa accadere, ma quando si fanno previsioni più lunghe di 10-15 anni bisogna essere un po' più cauti nella previsione, anche perché gli esperimenti spaziali costano 100 volte più di quelli a terra. E altri due rivelatori, altro sangue, entrano in funzione, vedete? E questo è il business, perché queste grandi infrastrutture invece per i rivelatori simili a quelli nostri, ma un po' più grandi, forse diventeranno realizzabili, perché il successo conduce al trust, alla fiducia in questo tipo di ricerca. E quindi qui io penso nuove tecnologie, tante ricadute, tante scoperte e tante osservazioni. E anche questi rivelatori spaziali, che sono ora assolutamente avveniristici, tipo questo, l'AISA o sua evoluzione, un triangolo con un milione di chilometri di lato che gira, satelliti che girano e che si scambiano un laser. Anche questi esperimenti che attualmente sono in studio sicuramente stanno già beneficiando di questa scoperta, d'accordo? Quindi grandi ricadute anche nel campo spaziale per quanto riguarda questa ricerca. Sapete che il Pathfinder è stato lanciato con successo, sta testando la tecnologia di questo, diciamo che sta nelle stazioni terminali di questo tipo di esperimento. Io ho concluso con queste immagini avveniristiche e torno a questa cosa bella che sono le nostre conclusioni. Grazie.